Perché non va bene? Dai, No, non dai, posso, non posso, non posso nemmeno. Guarda come stai però, dai, 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 d
male, mi vuole male. Ma ti legano? Il caffè per dire ma sei legato tutto il giorno? Sì. Tutti i giorni? Sì, è una roba. Immagini e parole scioccanti che rendono l'idea di quello che avveniva all'interno dell'opera San Camillo di Predappio in provincia di Forlì, struttura residenziale per anziani che fa capo alla fondazione San Camillo presente in tutta Italia. Ebbene, le immagini, girate con una telecamera nascosta dalla Polizia di Stato, testimoniano di degenti, ospiti della casa di cura legati a letti e sedie, ma anche a termosifoni e divani, per ore e ore, legacci alle braccia e ai polsi, a volte anche alle caviglie attorno all'addome, come hanno accertato le indagini dello SCO, il servizio centrale operativo. Trattate come animali, come dice la sventurata vittima del video. A capo della struttura un sacerdote di 60 anni, all'uomo insieme ad una sua stretta collaboratrice quarantenne, il GIP del Tribunale di Forlì ha applicato un'ordinanza di misura cautelare a cui hanno dato esecuzione gli agenti questa mattina. In pratica entrambi sono stati sospesi dall'attività, tanto che la fondazione al quale l'istituto fa capo ha già proceduto alla nomina di un nuovo direttore generale. Questa mattina la polizia ha perquisito i locali di Predappio, già ascoltate diverse persone come testimoni e sequestrate molte cartelle cliniche. Sconvolgente la motivazione che ha portato il Don a scegliere di legare persone anziane e indifese. Manca il personale. Tu faresti così con tuo fratello, con tua madre, con tuo figlio? Sì, faresti così? Tu lo faresti. Io, mio babbo aveva quando una hai 15 persone da curare.